Maggio 2021, un nuovo episodio ha inizio nella guerra infinita tra Israele e Hamas. Ma il copione è sempre lo stesso. Corpi dilaniati, tumuli di macerie, sguardi senza futuro. A farne le spese sono ancora una volta i civili palestinesi. Campi profughi, residenze civili, scuole e addirittura centri umanitari devastati da piogge di bombe. Obiettivi strategici, secondo Israele, mentre la resistenza islamista di Hamas semina altra morte con i suoi razzi e il numero di bambini trucidati dalle bombe continua ad aumentare. La nuova ondata di violenza sembra inarrestabile. Ma perché proprio adesso? Per rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro. Il 23 dicembre 2016 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiede ad Israele di porre fine alla sua politica di insediamenti nei territori palestinesi in corso dal 1967, inclusa Gerusalemme Est. La risoluzione 2334 viene approvata con 14 voti a favore su 15. Gli Stati Uniti, allora guidati dal presidente Barack Obama, si astengono clamorosamente. Ma Israele fa tutt'altro. L'occupazione in Cisgiordania prosegue, come gli omicidi di civili innocenti e gli arresti di chi si oppone al regime militare. Sono decine i rapporti di associazioni umanitarie e ONG su torture e maltrattamenti ai danni dei palestinesi. Una politica di espansione che porta una firma ben precisa, Benjamin Netanyahu. Primo ministro israeliano, populista e nazionalista, attualmente sotto accusa per corruzione e abuso di potere. Dove sono le Nazioni Unite? Dallo scorso febbraio la Corte Penale Internazionale ha ampliato la sua giurisdizione su Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme, grazie all'impegno della procuratrice capo della Corte Fatou Bensouda. Ciò significa che Israele sarà perseguibile per i crimini commessi nel 2014. Allora la domanda è: la Bensouda e il suo successore Karim Khan avranno lo stesso coraggio per processare Netanyahu per i crimini commessi in questa nuova offensiva? Tutto questo mentre l'intera comunità araba resta nel silenzio, invece di schierarsi a difesa della Palestina. Il motivo? Basta osservare il volume d'affari tra Israele e Arabia Saudita o leggere i nomi dei membri dei consigli di amministrazione delle banche più potenti. Molti provengono da Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Yemen. A questo punto il dubbio è legittimo. È possibile che questo stato d'allerta generale abbia lo scopo di distrarre la popolazione e salvare per l'ennesima volta il premier Netanyahu dal processo per corruzione? È davvero necessario trucidare un popolo inerme alla ricerca di fondamentalisti che il servizio di intelligence del Mossad sarebbe perfettamente in grado di colpire senza dover distruggere intere città? Siamo di fronte a un complotto internazionale dove ognuno porta avanti il proprio interesse. Netanyahu pronto a salvare se stesso, costi quel che costi. I paesi arabi silenti in nome dei petrodollari. Gli Stati Uniti complici e promotori di una falsa promessa di pace. La Russia con risposte deboli, anch'essa la Cina e lo stesso Iran attualmente concentrato ad avere l'ok per l'utilizzo dell'energia nucleare.
l'Iran comunque finanzia sia Hezbollah, il partito di Dio, sia lo stesso Hamas con le armi. Nel frattempo a Gaza il genocidio continua. Ed è sempre più chiaro che la via per la pace è una sola. Lo Stato di Israele deve dare la possibilità alla Palestina di costituire a sua volta un proprio Stato. Due paesi vicini, ma indipendenti, che convivano in pace come il loro stesso padre Abramo sicuramente ordinerebbe loro se fosse qui.